questa solennità meravigliosa della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Signore ci abbraccia con un amore infinito e ci consola e ci incoraggia e ci annuncia di nuovo quanto amore ha per ciascuno di noi. La prima lettura è una fotografia della nostra vita. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, peccato, sapete che anche Giuda mangia ed entra nella notte, mangia il boccone, un boccone buonissimo che gli ha dato il Signore, come quest'albero, stava nel paradiso, un'opera di Dio, tutto dolcissimo, la conoscenza del bene e del male, l'albero della vita. L'uomo allunga la mano, decide nella sua libertà, insinuato dal demonio, di farsi Dio, pecca ed entra nella notte. La notte nella quale sei tu e sono io, ogni volta che mangiamo di quest'albero, ogni volta che giudichiamo una persona, decidiamo noi cosa sia bene e cosa sia male. Ma quel frutto, come lo stesso frutto del nostro Signore Gesù Cristo dato a Giuda, è per la vita, trasforma in un frutto per la morte. È durissimo questo, ma è la verità. Perché se rimango nella verità, e la verità è che è Dio che decide, stabilisce e ci rivela, ci illumina su cosa sia bene e su cosa sia male, quale sia la verità, allora mia vita è nella pace, nella felicità, è nel paradiso, è nella comunione con Dio, e quindi immediatamente è nella comunione con ogni uomo, con ogni situazione, come San Francesco, la tua vita è un cantico per ogni creatura. Ma se questo legame si spezza, entri nella notte, non capisci più nulla e scambi il bene per il male, per questo giudichi. E ogni giudizio che noi facciamo, per esempio, ogni giudizio che noi facciamo è uno scambio di bene per male. Anche se davanti a noi abbiamo un assassino, giudicare ti fa pensare male ciò che è bene, perché pensi nel fondo che Dio non può amare quella persona. Voi sapete perché Mosè non è entrato nella terra promessa? Non perché abbia dubitato che Dio avesse potere di far scaturire l'acqua dalla roccia, ma perché ha dubitato che Dio potesse avere ancora pazienza di quel popolo e potesse amare ancora quel popolo. Ed è la stessa cosa, che noi non entriamo nella terra, non entriamo in ciò che Dio ha preparato per noi. Se io giudico, non entro nella comunione con mia moglie, con mio marito, con la sorella, con i figli, con le persone che sono accanto a me. E il frutto è udire la voce di Dio, ascolti la voce di Dio, ascolti la parola che è proclamata e hai paura, cioè ascolti la volontà di Dio e hai paura di compierla, la paura della morte. Perché il demonio ci ha mischiato tutto dentro, il bene con il male, per cui quella parola di amore, di misericordia, vai da tua moglie, vai da quella sorella, vai da quel fratello, accoglilo, non fare polemica, lascia che si sfoghi, lascia che tiri fuori il veleno, non giudicarlo, questa parola di verità. Ma il demonio ci ha detto che quella parola di verità è la morte, mentre invece difenderti, decidere tu, è la vita. E allora ci difendiamo, erigiamo muri, barriere verso l'alto, ma poi che succede? Che sei solo e che sperimenti la morte, e volta per volta cresce in bontà la paura, perché stai in un buio, stai in esilio, ti nascondi perché sperimenti una nudità tremenda, molto profonda. Un marito divorzia perché il demonio lo inganna. La moglie può essere quello che è, il marito può essere quello che è. Io mi separo da questa sorella perché il demonio mi ha ingannato, mi ha fatto vedere male ciò che è bene. Ascoltare la parola di Dio, obbedire, è male secondo il demonio, ma questo genera in me la morte, e la morte è la paura, perché chi pecca è solo ed è nudo, esattamente come Adamo. Perché il demonio ti ha detto la menzogna che se mangerai non morirai, e invece mangiando sperimenti dentro una morte non fisica, ma forse ancora peggiore. Anzi, sicuramente ancora peggiore. Se le persone si suicidano, vuol dire che c'è una morte peggiore della morte fisica. Ed è la morte della solitudine, dell'orgoglio, della superbia, del peccato. Allora comincia ad avere una paura tremenda di morire. Ed è entrato così dentro di te il veleno che hai paura di Dio. Ascolti la sua parola, cioè senti nella tua coscienza qual è la verità, e hai paura. Hai paura di obbedire, hai paura di umiliarti, hai paura di amare. In questa situazione nella quale viviamo veramente tutti, oggi irrompe l'angelo, cioè irrompe il messaggero della Chiesa, la Chiesa stessa, che ci dice rallegrati. A te che hai paura, dice rallegrati, non temere. A te, e la parola di oggi ci ha stanati, dove sei Adamo? Ho paura e mi sono nascosto perché ho peccato, mi sono separato da te e sono nudo. Quest'uomo arriva la stessa notizia che è arrivata a Maria. Perché la preghiera Coletta dice che nell'Immacolata Concezione della Vergine Maria hai preparato una degna dimora per il tuo figlio, e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni peccato. Cioè Maria è immacolata, è stata preservata da ogni peccato per essere una degna dimora del figlio di Dio, perché il figlio di Dio doveva morire. Quello che celebriamo oggi è perché il figlio di Dio doveva entrare nella morte di Adamo, doveva entrare nella tua solitudine di oggi, in ciò che tu stai soffrendo.
soffrendo nella tua paura. Per questo prepara Maria Immacolata Concezione, cioè senza peccato, perché il figlio senza peccato potesse entrare dove c'era il peccato, perché solo così l'antidoto, il vaccino alla morte, alla solitudine, alla paura e al peccato, cioè la vita eterna, l'unica che possa distruggere per sempre la morte, poteva avere effetto. Oggi celebriamo l'amore infinito di Dio per noi, anche perché San Paolo usa la stessa parola e la usa per tutta la Chiesa, per tutti noi. Noi siamo chiamati a essere immacolati e santi nell'amore davanti a Lui per l'eternità, per diventare, come diceva Elisabetta della Trinità, una lode di gloria di Dio per tutta la vita, per tutta la vita. E che significa essere lode della gloria di Dio? Esattamente il contrario di chi è impaurito, terrorizzato e vive solo nella paura e nella menzogna, e chi si difende e che muore ogni giorno di più, perché chi difende la propria vita la perde ogni giorno di più. Ogni giorno che non perdoni, ogni giorno che non ami, sei più morto di prima, per così dire. Ma fai un passettino più avanti verso l'inferno, perché già lo porti dentro e si vede negli occhi, si vede nello sguardo, si vede nelle parole, si vede nelle attitudini. Allora coraggio, perché oggi il Signore viene a te e a me attraverso nostra madre. La Vergine Maria ha accolto innanzitutto, ancora prima di Gesù, questo annuncio. Ha accolto l'annuncio più grande che possa sentire una persona. Rallegrati, sii felice. Ma chi te lo dice? Chi ti sveglia così la mattina dicendo sii felice? Chi? La sveglia no, la butti per aria. Ma invece arriva l'angelo e ti dice sii felice, perché il Signore è con te, non aver paura, non aver paura. Ma io ho peccato, non aver paura, perché c'è una degna dimora per il Figlio Gesù Cristo che anche oggi viene a prenderti nella morte. E quella stessa degna dimora per il Signore è per te, per me oggi, perché scende lo stesso Spirito Santo oggi su questa assemblea, sulla Vergine Maria, che è la stessa Chiesa. E ciò che si è compiuto nel seno della Vergine Maria, cioè il compimento della gioia, dell'allegria, che è l'antidoto alla tristezza e alla paura, si compie oggi qui, per cui si scende qui lo Spirito Santo e noi riceviamo il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo, lo stesso Spirito che trasforma, transustanzia un pane e un vino nel corpo e nel sangue di Cristo, transustanzia te nel Figlio di Dio. Per questo fa di te peccatore un santo, dice, colui che nascerà da te sarà santo, sarà separato. Prima eri per il peccato, prima giudicavi, prima mormoravi, prima non obbedivi, prima pensavi bene quello che è male e male quello che è bene. Adesso, misteriosamente, miracolosamente, sei santo, obbedisci, ascolti. Non hai più paura ad ascoltare la parola di Dio, perché l'unica cosa che può cambiare il cuore, per cui a differenza di Adamo, all'udire la parola di Dio ti rallegri, è soltanto se sei perdonato. Ti è tolto da te il peccato, adesso Maria Immacolata Concezione, per poter avere un orecchio puro, docile, non infettato dal demonio, dal peccato, per rallegrarsi veramente, anche dinanzi a una notizia immensa che contiene dentro di sé la sofferenza, il dolore, la croce, tutto quello che sarebbe stato poi, dall'inizio. Perché immagina tu a Nazareth una ragazza incinta senza vivere insieme col suo fidanzato. Ma l'allegria che supera tutto, perché in questo momento l'angelo non parla di passione, non parla di rifiuto, parla della cosa più grande, che c'è davanti una missione grandissima, che è salvare il popolo dai peccati. Rallegrati, perché tu sei il primo salvato. Noi che per primi abbiamo creduto in Lui, noi siamo i primi, le primizie, dentro la primizia che è Cristo, che vince la morte e che per questo è strappato dalla schiavitù al peccato che spinge la paura di morire, ed è trasferito in un regno nuovo, il regno di Dio, il regno dove sei veramente sempre felice, ma non come un tonto. Perché se si soffre, si soffre. Se è mal di denti, è mal di denti. Se è un cancro, è un cancro. Se l'altro ti insulta, ti insulta. Ma dentro c'è un altro tipo di felicità, la stessa che Gesù Cristo risorto dice pace a voi. E la gioia comincia a entrare nei discepoli, che neanche capiscono, neanche possono credere per quanta gioia c'è. Questa gioia che è iniziata con l'annuncio dell'angelo a Maria si compie quel giorno, quando veramente il Signore nostro Gesù Cristo entra nella morte e la vince, in virtù del seno benedetto di Maria, che ha dato a Lui la degna dimora per poter morire per te. Per poter morire possiamo scrivere un'altra cosa, possiamo cambiare la preghiera.
e possiamo dire, è in previsione dell'amore di Cristo per te, l'ha preservata da ogni macchia. Allora, puoi saltare oggi di gioia, non puoi essere felice oggi, perché l'unico punto impossibile all'uomo per darsi felicità, che è la morte a causa del peccato, la paura profonda a fare la volontà di Dio, che diventa come una cosa oscura, finalmente è vinto tutto. Siamo strappati da quello, siamo liberi, possiamo amare, possiamo abbracciare, possiamo perdonare, possiamo perdere il tempo, possiamo perdere gli schemi, possiamo perdere il denaro, possiamo perdere tutto per amore. Siamo felici, siamo liberi, siamo santi e immacolati anche noi, perché Gesù possa prendere dimora in noi e possa morire in noi per questa generazione, per chi è accanto. Per questo la gioia è diffusiva, la gioia che arriva a noi trasforma noi in un annuncio, in un angelo che alle persone che incontriamo dirà: rallegrati, perché il Signore è con te, perché è dentro di me e sta venendo verso di te e ti perdona e ti dà la vita eterna. E questo come aggrappolo, salviamo questa generazione, ma possiamo essere veramente felici, perché è la cosa più vicina e più profonda, più intima a tutti noi. Maria ci accoglie oggi, ci stringe, ci mette nel suo seno per trasformare tutte le nostre paure in fede, in fiducia, e tutte le nostre ansie in abbandono al Signore, come ha fatto lei, in lei, per lei. In lei siamo immacolati, per questo se siamo immacolati, perdonati, possiamo obbedire, possiamo ascoltare la voce del Signore e compiere con gioia la sua volontà e terminare anche noi ogni giorno: eccomi, sono qua. Cosa dice la tua parola? Quella parola che aveva messo paura ad Adamo, a me mette tanta gioia. Ma è una cosa assurda fare quello che ti dice la parola. Madre di Dio, andare alla croce, andare di là, andare di qua, obbedire, andare nell'ignoto, è assurdo. Non mi mette paura, perché è la parola di chi mi ha salvato, di chi mi ama, e tutto concorre al bene, tutto è pieno di Spirito Santo, di vita, di cielo. Allora coraggio, possiamo chiedere una grazia di cui abbiamo bisogno alla Vergine Maria, di poter fare l'esperienza di Maria. Penso che sia la cosa migliore, poi tutto il resto viene con sé, è che tutti noi veramente possiamo essere liberati e dire dal profondo del cuore, non in un senso moralistico: vabbè, va, sia fatto in me secondo la tua volontà, se proprio non posso far diversamente. No, rallegrati, piena di gioia, tremando, ma nella certezza che nulla è impossibile a Dio. Dai, compi quello che devi compiere, che sarà la cosa più bella per me e per chi mi è accanto.